Salve a tutti amici e benvenuti ancora una volta su Il Mondo di Cree. Oggi vi porto la TBR del mese, ma non è proprio una TBR del mese, perché ho deciso che quest'estate farò una TBR unica per luglio e agosto. Quindi mi sono proposta una pila di libri che secondo me sono adatti per essere letti appunto in luglio e agosto, i mesi estivi, o meglio i mesi più estivi, diciamola così. È una cosa che non faccio quasi mai perché io in genere prediligo le TBR mensili, quindi mese per mese. Però si sa, luglio e agosto sono mesi un po' particolari e quindi ho deciso di metterli assieme in questa grossa TBR estiva. Andiamo quindi a vedere che cosa tenterò di leggere fra luglio e agosto. Innanzitutto due titoli che non sono propriamente estivi, ma che comunque voglio leggere tra luglio e agosto per portarmi avanti con le saghe. Uno è questo, Le cronache dell'acero e del ciliegio, libro 2, La spada dei Sanada, perché da tempo voglio andare avanti con la storia di Ichirō e l'ho sempre rimandato in questi ultimi periodi, quindi trovo che sia arrivato il momento di leggere finalmente questo secondo libro. Oltretutto, voi ormai lo sapete, lo vedete nei wrap up, ogni mese cerco di inserire una lettura a tema Giappone e quindi questo fa al caso mio. E sempre per andare avanti con una saga, voglio leggere anche La legge dei lupi, il secondo volume della Grishaverse dedicata a Nikolai. Questa comunque potrebbe sembrare un po' estiva, visti i colori? Beh dai, anche le cronache potrebbero sembrare un po' estive. Mentre invece titoli propriamente estivi, o meglio che mi ispirano l'estate dalle copertine, sono questi. Le tre pietre di Flavia Bujor, si legge così, non lo so, Bujor, Bujor, non lo so. E, questo libro mi è stato consigliato da una mia cara amica che lo reputa uno dei suoi libri preferiti, quindi mi sono detta, dopo averlo recuperato, devo assolutamente leggerlo. E quindi, secondo me, alla fine dell'estate questo libro potrebbe rientrare appunto nelle mie letture. Oltretutto, sembra davvero molto molto interessante. È scritto anche piuttosto grosso e non presenta poi così tante pagine, sono all'incirca 360 più o meno. E appunto ne ho sentito parlare strabene, per cui sono curiosissima. Come potete vedere, ho scelto quasi tutte copertine sull'azzurro-blu. Andiamo avanti. Se vedete la telecamera traballare è semplicemente perché Simba sta giocando sul letto, quindi spero che non precipiti la staffa. Altro libro che voglio leggere a cavallo dell'estate è questo, Il re dei ladri di Cornelia Funke. Di Cornelia Funke ho già letto Il mondo d'inchiostro, che devo dire che mi è piaciuta abbastanza. Non è una delle mie trilogie preferite, dico la verità, però comunque mi era piaciuto e quindi vorrei vedere di leggere anche questo per vedere se mi piacerà di più oppure no. È ambientato, se non sbaglio, a Venezia, sì, quindi ha a che fare anche questo con l'acqua, perché ho scelto tematiche che
abbiano a che fare anche con l'acqua, oltre che con l'estate, visto che presenta illustrazioni a ogni inizio capitolo. E non so cosa aspettarmi. Davvero, non so che cosa aspettarmi, però mi ispira ed è un po' che aspetta lì in libreria, per cui assolutamente deve essere letto. Una copertina che amo tantissimo è questo, la copertina di Melody, Un passo fuori dal cuore. Secondo me è adatto per essere letto ad agosto. Non lo so, mi ispira ad agosto con queste lucciole, non lo so. Mi ispira tantissimo e questo è un secondo volume perché il primo volume è Melody, un libro che io lessi parecchi anni fa e di cui mi innamorai perdutamente perché è la storia di questa bambina che soffre di una sindrome e grazie purtroppo a questa sindrome lei non può comunicare a voce col mondo esterno. Ma trova un sacco di altri modi per farlo, perché è una bambina davvero molto molto intelligente. E niente, mi era piaciuto tanto il primo volume, per cui sì, non vedo l'ora di leggerlo, perché so che sicuramente sarà una storia emozionante e ancora una volta amerò Melody. Poi c'è lei, Catherine Randall. Io amo questa autrice. Dopo aver letto Sophie sui tetti di Parigi, me ne sono innamorata. Mi piace il suo stile e avevo recuperato in seguito La ragazza dei lupi, che però purtroppo mi era piaciuto molto meno. E quindi adesso sono un po' a un bivio, perché appunto io mi sono innamorata dell'autrice grazie a Sophie sui tetti di Parigi, però La ragazza dei lupi mi ha lasciato un po' disdetta. E quindi ho deciso di leggere I ladri di New York, per vedere se, se l'autrice si riprende oppure Sophie sui tetti di Parigi è il libro migliore che ha scritto. Perché l'ho scelto? Perché, vabbè, a parte il tema del blu, ci sono delle tartarughe disegnate dentro, e io adoro le tartarughe, e poi vi sono anche delle illustrazioni, anche qui a ogni inizio capitolo, che ricordano, comunque richiamano un po' il, non lo so, il mare, diciamola così. Mi sembra una lettura adatta ad essere fatta a fine agosto, inizio settembre, non so perché, ma mi ispira questo. È un libro per ragazzi e niente, spero tanto, tanto, tanto che mi piaccia, perché appunto amo l'autrice e vorrei quindi innamorarmi anche di questo titolo, diciamo così. Un titolo molto 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 estivo è sicuramente questo, Strega delle Maree, della collana Principesse del Regno della Fantasia di Thea Stilton. Questo è il settimo volume, sì, perché dopo tutti i libri dedicati alle principesse, l'ultimo libro, il sesto, dedicato a un po' quello che è il finale della storia delle principesse, diciamola così, c'è la saga prosegue e prosegue cambiando un po' rotta e andando a parlare di streghe. Quindi questo, se vogliamo, è sì il settimo volume della saga, però è un po' un primo volume di una saga spin-off, almeno questo è quello che penso io. La copertina è bellissima, come sempre dentro è illustrato, è davvero super curato. Ecco qua, abbiamo dei disegni bellissimi.
delle rifiniture anche delle pagine stupendi e la scrittura non è nera ma è blu, mi sembra blu. E quindi assolutamente questo è un titolo che leggerò a luglio perché mi ispira proprio il mare o piscina, strega del mare, insomma, tutto, non lo so. Mi ispira un sacco, la copertina è bellissima, forse una delle più belle, come non detto, è precipitato tutto. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Un attimo di pazienza, ok. È precipitato tutto, ma perché mi sono mossa io, non il cane, quindi colpa mia. Andiamo avanti, perché voglio leggere questo, Il grande libro delle favole di Luis Sepulveda. L'ho scelto principalmente per la favola della balena. Infatti, questa è una raccolta appunto di favole dove abbiamo, ora vado a cercare l'indice, se ce la faccio. Abbiamo Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza, storia di un cane che insegnò a un bambino la fedeltà e storia di una balena bianca raccontata da lei stessa. E quindi mi ispira anche questo tanto, il mare, appunto, c'è questa favola della balena, ma non leggerò solo quella della balena, voglio leggerle tutte. Anche perché si sa, le raccolte di racconti, di favole, sono anche molto semplici e veloci da leggere, perché si può leggere un racconto o una favola per volta e spezzarlo con altre letture. Quindi assolutamente questo sarà il libro che dal 1° luglio dimorerà sul mio comodino perché durante la giornata magari leggerò altri libri e la sera, prima di dormire, mi dedicherò alle favole. E poi abbiamo questo, Lo straordinario mondo di Ava Lavender. Anche qui, in questo caso, mi ispira tanto una notte di luglio barra agosto, questa copertina molto blu, dorato, con queste luci, non so, mi ispira tantissimo davvero una serata in giardino, una serata di agosto, non so perché. E anche questo è un libro di cui ho sentito parlare benissimo e quindi non vedo l'ora di leggerlo, non so bene cosa aspettarmi perché ne ho sentito parlare poco, però quel poco ne ho sentito appunto parlare bene. E niente, io sono innamorata di questa copertina. Non so perché, ma mi aspetto una storia dolce e anche un po' malinconica. Io mi aspetto questo. Ed infine, questo non ve lo posso far vedere in cartaceo perché non ce l'ho, ma metto la copertina qui vicino a me. Vorrei proseguire dopo appunto aver iniziato Specchio Specchio, che attualmente quando vi sto girando il video non ho ancora finito di leggere, magari quando vedrete questo video invece l'avrò finito. Voglio proseguire con questa collana della Giunti a Twister Tale e vorrei dedicarmi questa volta a un'altra cattiva, ovvero Ursula, leggendo parte del mio mondo. Appunto, più marino di così, si muore. E niente, amici, questa è un po' la TBR, la mia TBR estiva. Spero di riuscire, non so se riuscirò a leggere proprio tutti i libri che ho citato, perché comunque sì che ho 2 mesi, ma sono un po' tanti libri e si sa, luglio e agosto sono mesi un po' così,
dove magari si gira tanto, si fa tante cose, insomma, vedremo. Però se riuscirò a leggerne almeno la metà, mi posso ritenere felice e contenta. E voi, amici, vi siete fatti una TBA restiva o mensile o non ve ne siete fatte affatto? Fatemi sapere nei commenti. Trovate, come sempre, giù in descrizione, nell'info box, tutti i miei link agli altri social che uso, soprattutto Instagram, uso tanto quello. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciatemi un pollicino in su e se volete iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. Io ora vi saluto, vi mando un bacio e come sempre vi auguro una valanga di bellissime letture. Ciao amici!